Il Parco della Biodiversità Mediterranea, fiore all'occhiello della città di Catanzaro, torna al suo originario splendore per accogliere nel verde famiglie, appassionati della natura, dell'arte, del fitness. L'intuizione del presidente della provincia Sergio Abramo di affidare nuovamente la presidenza del parco al suo creatore Michele Traversa ha dato i frutti sperati. Nonostante la scarsa disponibilità di risorse finanziarie e umane, mettendo in campo la sua passione e le sue capacità organizzative, coinvolgendo enti e associazioni, Traversa è riuscito a realizzare in pochi mesi quei lavori di restyling che hanno consentito di salvare il parco dall'incuria e dal degrado. In pochi mesi, 7-8 mesi, abbiamo riportato il parco della scuola agraria all'antico splendore e abbiamo messo in sicurezza tutte le aree giochi, abbiamo messo in sicurezza gli impianti sportivi, naturalmente i viali dove la gente fa fitness e naturalmente, cosa importante, abbiamo curato il verde. Curato il verde in modo completamente diverso dal passato. Naturalmente il fiore all'occhiello del Parco della Biodiversità è anche il laghetto, che è tornato nuovamente con acque limpide e che è ammirato da bambini e da anziani. Il laghetto dei Cigni è tornato così ad essere il cuore pulsante del parco, il lungo sentiero della Valle dei Mulini è stato rimesso a nuovo, sono state ripulite le opere d'arte oggetto di atti vandalici, sono stati ristrutturati gli arredi, le aree fitness, i giochi per bambini, nella speranza che ogni utente possa collaborare a preservare uno tra i parchi urbani più belli del sud Italia. Nonostante tutti questi lavori abbiamo speso una cifra inferiore rispetto a quella che è stata spesa l'anno scorso per la normale manutenzione. A questo si aggiungerà anche che tra qualche mese stiamo per finire i lavori del centro ippico regionale, quindi verrà riaperto nuovamente la città e verrà dato in gestione all'esterno, quindi un lavoro che ha visto impegnato fortemente Michele Traversa, che però ha dato grande, diciamo, visibilità alla provincia, ma alla stessa città di Catanzaro, perché ritengo che sia uno dei posti più belli che abbiamo, è nel centro della città, che viene vissuto da migliaia e migliaia di persone che lo frequentano, praticano sport e credo che fosse giusto dare questa risposta concreta di mantenere una delle più belle strutture che abbiamo nella città di Catanzaro.